Un'esplosione cromatica, i paesaggi segnati da colori infuocati e multiformi, le silhouette dinamiche e sintetiche che guizzano negli scorci cittadini, che danno la misura di una vita moderna e mondana, ma anche i simboli dell'elettricità, di queste mille luci brillanti e caleidoscopiche che pulsano sulle tele, restituendo l'anima industriale della metropoli, Parigi e non solo. Campagne lungo la Senna, marine mediterranee e viaggi in Italia fino alla Sicilia sono gli elementi che caratterizzano l'estro del pittore francese Raoul Dufy, maestro vissuto tra il 1877 e il 1953, famoso per la ricerca sui colori, influenzata dalla lezione di Monet e maturata in chiave espressionista sulla lezione di Matisse. Lo racconta la bella mostra Raoul Dufy, il pittore della gioia, a Roma dal 14 ottobre al 26 febbraio a Palazzo Cipolla, che raccoglie 160 opere. Gioia, un termine caro a Dufy, mitigato dall'amico Matisse, ovviamente, si traduce nel gioco vertiginoso di essenze cromatiche che l'artista declina in tutta la sua produzione, dalla pittura alle arti decorative, all'arte tessile, fino alle scenografie. Nella pittura l'elemento essenziale è il colore. Il colore è un fenomeno della luce, diceva Dufy, e la mostra racconta proprio questa visione che supera il post-impressionismo dei colori puri, accostati per piccoli tratti di pennellate alla forza energetica del fauvismo che trasfigura la realtà per colori emozionali. Organizzata per sezioni tematiche, svela anche il suo amore per l'Italia e soprattutto la Sicilia, dove ama rifugiarsi perché considera una terra selvaggia e autentica. Ci sono gli interni di atelier dai forti scorci e quelle finestre che si aprono sulla vita parigina, quella Vie en Rose che sembra udirsi dai suoi quadri, e i bouquet di fiori, le modelle e quei nudi distesi su un lenzuolo calato in un ambiente spoglio, e le regate, le feste nautiche, i moli, gli arlecchini e le corse dei cavalli, dove il colore ne scandisce spazi e tempi. Niente realismo, zero profondità, ma racconti soggettivi, con l'effetto di estremo decorativismo, la cifra del suo successo. E non mancano gli omaggi agli artisti, in cui replica a modo suo le loro opere, dalla Venere di Botticelli al Moulin de la Galette di Renoir. E una chicca, i bozzetti preparatori per la Fata Elettricità, il dipinto più grande del mondo, di oltre 6 metri, concepito nel 1937 per l'Esposizione Internazionale delle Arti e Tecniche di Parigi.